Dopo la pesante sconfitta subita al Pala Don Bosco contro la capolista Cap Genova, a poche ore di distanza il Vado incontra il Pegli nella quinta giornata di ritorno del campionato Under 14 Elite. La partita è ormai una classica per lo scontro al vertice e le squadre non hanno mai deluso le aspettative, sotto il profilo dell'agonismo e dello spettacolo. La gara di andata aveva visto il Vado cedere negli ultimi minuti contro una formazione ben organizzata che, tra le mura amiche, ha trovato sicuramente maggior fiducia nei propri mezzi. Ma vediamo ora cosa è successo nella partita di ritorno. Il Pegli parte forte e capitalizza subito un vantaggio che raffredda gli animi sugli spalti e non fa presagire nulla di buono. Il Vado riesce comunque a rimanere in partita e con fatica riesce a limitare il disavanzo a 7 lunghezze. Secondo quarto in netta controtendenza, il Vado ritrova la carica necessaria per fermare l'attacco pegliese e per portarsi avanti fino al vantaggio in doppia cifra. Continua la supremazia della squadra di casa che amministra il vantaggio fino alla metà del terzo quarto, ma una serie di errori e di falli portano gli avversari pericolosamente vicino fino ad arrivare al momentaneo pareggio. A questo punto, reazione orgogliosa del Vado, che si riprende subito il vantaggio chiudendo il quarto sopra di 6 lunghezze. Il Pegli aumenta il ritmo e si fa pericolosamente sotto. Il Vado comincia a perdere lucidità, ma la difesa tiene e riesce a arginare l'offensiva pegliese. La rincorsa nervosa degli ospiti riscalda gli animi e porta a qualche reazione di troppo. Scatta il secondo fallo tecnico e il Vado va ai liberi. La squadra di casa cessa di produrre, ma riesce a contenere l'ultimo assalto del Pegli, che al suono della sirena chiuderà con 2 punti di meno. 84-82 il risultato finale di una partita combattuta che ha regalato emozioni e spettacolo. Un buon riscatto per i ragazzi di Coach Prati che hanno saputo rialzare la testa dopo il blackout con il Cap e si confermano al secondo posto nella classifica generale. Ancora l'ultima gara da disputare nel girone di ritorno contro la Virtus Genova in programma tra 2 settimane, dopodiché prenderà il via la fase orologio.